alto, slanciato e armonioso di corpo, con un profilo d'aquila e col pallido volto sognante. Così lo descrive Bortolo Belotti nella sua storia di Bergamo e dei Bergamaschi. Antonio Locatelli pareva naturalmente destinato al volo. E aviatore lo divenne infatti ben presto. Durante la Prima Guerra Mondiale le sue audaci imprese gli donarono grande notorietà. Abbattuto, riuscì a fuggire travestito da soldato austriaco, evento che gli valse la prima delle sue 3 medaglie d'oro al valore militare. Partecipò al raid d'Annunziano sopra Vienna, poi, tra le due guerre, fu giornalista, politico ed esploratore. Morì nella campagna di Etiopia e Gabriele D'Annunzio lo volle tumulato al Vittoriale. Bolzano lo ricorda con una via.